Guarda, questo bellissimo libro l'ho comprato oggi in edicola. Ti piace? Oh sì! Sai che è magico? Che se apriamo la prima pagina possiamo guardare tutto quanto come la TV. Sì, dai, apriamola la prima pagina. Wow! Guarda, iniziamo a leggere. Benvenuti a Enchantiland! Sono stata ovunque e ho vissuto le avventure più affascinanti. Ho attraversato la giungla, ho costruito iglo nelle terre ghiacciate, ho scalato le montagne rocciose da cui si può ammirare il mondo intero e ho sfondato gli oceani innumerevoli volte. Enchantiland è un luogo incredibile, ci sono ruscelli che collegano ogni luogo. Guarda, guarda, il libro gira da solo le pagine. Oh, è veramente bellissimo questo mondo di Enchantiland. Sì, hai ragione. Guarda, sta girando un'altra pagina. Wow, guarda quanti personaggi. Leggiamo. Ma il mio posto preferito è la foresta incantata, perché è lì che abito con le mie migliori amiche. Noi siamo le Enchantimals. Non sai chi siamo? Dio mio, ero così curiosa di sapere chi sono le Enchantimals. Adesso ho tutto il libro per scoprirlo. Davvero, 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 anch'io. Voglio vedere cosa c'è e come racconta chi sono loro. Sì! Wow! Siamo amiche della natura, ci prendiamo cura l'una dell'altra e del mondo intorno a noi. Guarda, questa ha la faccina da volpina, è una volpina! E l'altra la coniglietta, wow! Bellissime! Sì, hai veramente ragione. Guarda la volpetta, loro saranno a proteggere la natura, la foresta e tutto il mondo. Oh sì, anche dei fiori sono orecchi, guarda! Bellissimi questi fiori! Wow! Qui le api ci regalano il loro miele. Noi adoriamo il miele, oh sì, bellissimo ed è tanto tanto buono. Guarda, le api. Sì, miele, buonissimo. Guarda, le api lo fanno al naturale. Sì, lo metto sempre nel mio tè il miele. Dai, dai, guardiamo cosa c'è in questo libro ancora. I grilli fanno dell'ottima musica. Quanto vogliamo di vedere le bambole di Enchantimals. Gli uccellini ci aiutano ad apparecchiare. Che bello, guarda, gli uccellini aiutano, portano i fazzoletti e fanno tutto quello che gli chiedi. Io penso che gli uccellini sarebbero molto d'aiuto quando apparecchia la tavola. Non ho mai visto gli uccellini che aiutano ad apparecchiare il tavolo. Guarda, però non è finita la storia del libro. Wow! E le farfalle rendono ogni occasione super speciale. Il succo di carota, che buono! Quanto sono colorate! Sì, a me piacciono le farfalle azzurre! Sì, tornate a trovarci per scoprire altre meraviglie! Arrivederci, ciao! Oh, sarebbe bello di incontrare una di loro, vero? Fare un po' di chiacchiere, chiedere com'è proteggere la natura. Sì, io vorrei sapere tanto. Come fanno loro a proteggere la foresta da funghi, quelli lì che non sono buoni, o dai volpi, o scusami, dai lupi? Wow! Dai, dai, allora apriamole e chiediamo tutto quello che vogliamo. Sì, hai visto, sono apparse dal nulla. Ma che bello quando i desideri si esprimono. Sì, è proprio perché lo volevamo tanto. Thank you.
Ciao ragazze, io sono Felicity Fox con Flick Flicky. Oh Flicky, saluta le ragazze. Ciao, piacere di conoscervi. Io sono Lisa. E io sono Emily. Ragazze, io sono Sancia Squirrel e c'è il mio bellissimo scoiattolo Stamper. Stamper, ciao. Ragazze, avevamo una domanda da farvi. Oh, sì, è vero, è una domanda per tutte voi due. Sì, volevamo sapere, è difficile così tanto a vedere come sta la foresta? Sì, a seguire tutti gli animaletti, gli alberi, tutte le piantine. Oh, certo, tranquille. Allora, rispondo io o rispondi tu? Rispondi tu, dai, sono curiosa di sentire cosa dici. Allora, non è difficile, se tu ami la foresta e vuoi bene ad animaletti e tutti quanti, ti piacerà. Sì, è facile, volete venire con noi? Sì, volete venire con noi? Oh, certo, però non è il nostro mondo, noi siamo abituati a questo mondo. Sì, siamo tanto abituati a questo mondo. Ma volentieri, un giorno veniamo. Sì, volentieri. Dopodomani, come facciamo a chiamarvi? Devi solamente venire nella foresta e dire Felicity o Flick o chiama Stamper. E loro vengono a prendervi. Devo farti una domanda. Ma com'è avere una coda? Perché ce l'hai? La mia coda, guarda. Oh, oh, oh. Fa così. Oh, io ho la coda perché sono una volpina e quando i volpi hanno bisogno vengo e le aiuto e anche gli altri animaletti della foresta. E la mia codina è qui. Oh, la mia è perché io sono un scoiattolo e aiuto gli animaletti che vivono sugli alberi. Oh, siamo curiosissimi. È vero, volete bere il tè con noi ragazze? Andiamo! Sì, certo!